Allora, in questa lezione andiamo a estendere i concetti che abbiamo visto nel caso elettrostatico al caso magnetostatico, i concetti relativi ad energia e forze. Utilizzeremo lo stesso approccio usato nel caso elettrostatico, quindi vi farò vedere semplicemente cosa cambia quando parliamo di campi magnetici piuttosto di campi elettrici, ma seguendo lo stesso approccio poi anche vedremo le formule saranno analoghe. Come si fa a calcolare l'energia di cosiddetta magnetizzazione? Per fare questo partiamo dallo studio di quello che accade in un circuito in condizioni in realtà non magnetostatiche ma quasi stazionarie, e cioè immaginate un circuito di corrente dove ci sia un generatore che chiamiamo E, qui circola una corrente I. Immaginate che il circuito offra una certa resistenza R. In realtà, se a questa corrente associamo un flusso di campo magnetico, quindi immaginate che qui ci sia un campo magnetico che crei flusso che chiamiamo φ. In realtà, quando vado a fare la circolazione del campo elettrico per la legge di Faraday, io ottengo il contributo legato alla forza magnetomotrice, elettromotrice E, quindi questo generatore, e poi ottengo il contributo legato alla variazione nel tempo del flusso. È tutto che preso lo segno meno per la legge di Faraday. Tutto questo deve essere uguale a R per I. Quindi, integrale di E, la circolazione di E lungo il cammino chiuso del circuito, quindi è legata a due tipi di forza elettromotrice, una è quella del generatore, l'altra è l'equivalente legata all'induzione elettromagnetica. Bene. Questo bilancio tra tensioni, se moltiplico per la corrente e moltiplico per dt, ottengo questa espressione che facilmente ci possiamo convincere che non sia altro che un bilancio di energie elementari, perché quando moltiplico tutto per la corrente passo dalle tensioni alle potenze elettriche, infatti RI quadro. La potenza moltiplicata per delta T, per dt scusatemi, non è altro che l'energia infinitesima nell'intervallo infinitesimo dt. E quindi cosa sto dicendo qui? L'energia infinitesima fornita dai generatori quindi l'energia che supplisce il generatore viene in parte dissipata dal resistore, ed è proprio il termine RI quadro dt, ed in parte immagazzinata sotto forma di energia magnetica. Ecco a cosa mi serviva questo esempio, per mettere in chiaro che la cosiddetta energia di magnetizzazione legata alla presenza di corrente e flusso in questo circuito si può esprimere come I de φ. Questo è il punto di partenza. L'energia elementare associata a questa corrente è I de φ. Vi richiamo quello che abbiamo visto nella lezione scorsa in termini di energia elementare associata alla tensione e alla carica, era V de Q. E quindi, seguendo gli stessi passaggi logici della lezione scorsa, se voglio sapere quanto vale l'energia magnetica associata
ad un sistema, in questo caso ad un unico sistema magnetostatico con un'unica spina, nella quale la corrente sia portata da 0 a I grande, devo integrare dWm, quindi devo integrare I dφ, ma φ si può scrivere come L per I, quindi sto integrando Li dei tra 0 e I grande, e quindi ottengo l'espressione che conoscevamo già, ma che abbiamo ritrovato con quest'altro approccio, e cioè un mezzo Li quadro. Se L è l'induttanza di questa spira, I è la corrente che percorre la spira, io so che l'energia magnetica è un mezzo Li quadro. Ovviamente anche qui, come nel caso elettrostatico, io posso esprimere in modo alternativo l'energia, conoscendo la corrente, conoscendo corrente e flusso, conoscendo solo il flusso. Quindi, a seconda dei casi, utilizzerò un mezzo Li quadro, un mezzo L φ per I, un mezzo φ quadro su L. Ok? Ovviamente anche qui non ve lo disegno. Se io ho un sistema di n correnti, quindi questa sarà I1F1, questo sarà I2F2, questo sarà IK con associato un flusso FK, l'energia magnetica del sistema delle n correnti sarà la sommatoria di un mezzo FK IK o una qualunque altra formulazione tra queste che vi ho presentato. Bene, seguendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nel caso elettrostatico, io posso alternativamente esprimere l'energia a partire dalla conoscenza dei campi piuttosto che dalla conoscenza delle variabili globali flusso e corrente. Quindi, supponiamo l'ipotesi semplificativa in cui il legame tra i campi sia semplicemente B uguale mu per H. Come abbiamo visto nel caso elettrostatico, vado a individuare un volumetto elementare d omega utilizzando opportunamente le linee dei campi B ed H. Quindi anche qui avrò un DL e anche qui avrò una superficie elementare che chiamo DS, anche qui il volumetto elementare d omega non è altro che il prodotto tra DL e DS. Mi posso calcolare il contributo elementare all'energia magnetica associato a questo volumetto, quindi dW sarà, lì ho fatto un errore, scusatemi, ovviamente se uso φ e D non c'è L. Quindi posso utilizzare la formulazione con φ e D, quindi avrò un mezzo φ per I, dφ per dei, scusatemi. E chi è dφ? dφ non sarà altro che B per ds, il flusso del campo attraverso la superficie. Di non sarà altro che H per dl, la legge di Ampère. E quindi, vi ripeto, come abbiamo fatto nel caso elettrostatico, mi accorgo che il contributo elementare lo posso scrivere come un mezzo B per H per delta omega, per d omega, scusatemi.
e quindi l'energia magnetica complessiva la ottengo integrando nel volume occupato dai campi, in cui il campo è diverso da zero, di chi? Di un mezzo B per H. E quindi un mezzo B per H è la cosiddetta densità di energia magnetica. Quindi sto facendo gli stessi passi del caso elettrostatico e analogamente al caso elettrostatico, vedete, io posso conoscere l'energia magnetica totale associata ad un sistema magnetostatico nel momento in cui conosco la distribuzione del campo B o H. Perché la distribuzione del campo B o del campo H mi fornisce la densità di energia, quindi dove è conservata, dove è materialmente conservata l'energia magnetica, nella regione occupata da, nella regione in cui i campi magnetici sono diversi da zero. Integrando la densità di energia in questa regione ottengo tutta l'energia magnetica. L'energia magnetica, come l'energia elettrica, si può ottenere con due strade alternative: o conoscendo i campi, ricavando la densità e integrando nel volume in cui i campi sono diversi da zero, oppure, ripeto, utilizzando le grandezze globali. Per esempio, induttanza è corrente, un mezzo L quadro. E quindi anche in questo caso, come nel caso elettrostatico, noi abbiamo due vie alternative, che significa che, adesso focalizzandoci sul parametro induttanza, io ho un'ulteriore possibilità di calcolare l'induttanza non applicando direttamente la definizione flusso diviso corrente, ma calcolandomi indirettamente l'induttanza attraverso l'energia, che è quello che si fa con i solutori numerici dei problemi magnetostatici. Risolvete il problema numericamente, avete in tutta la regione di spazio che vi interessa la soluzione numerica del campo, conoscete la densità di energia, integrate numericamente, ottenete questo. Ma siccome questo deve essere uguale a un mezzo L quadro, da qui ricavate L. Facciamo un esempio che c'è anche nella dispensa. Calcoliamoci per esempio un parametro che non abbiamo calcolato a suo tempo, e cioè l'induttanza di un cavo coassiale. Ricordate, a suo tempo abbiamo detto che questo parametro lo potevamo ricavare dalla regola che lega L' e C' in queste strutture, che quindi è la seguente. Bene, allora vogliamo ricavarci l'induttanza. Supponiamo che L sia la lunghezza di questo oggetto, chiamiamo A e B raggio interno e raggio esterno di questa struttura, questo cavo coassiale. Epsilon, come al solito, è il dielettrico, è la costante del dielettrico che si interpone tra le due. No, scusatemi, sto dicendo una cavolata. Ci serve mu, ovviamente, non epsilon. Supponiamo che mu sia, vabbè, un valore qualsiasi. Bene, come facciamo a ricavarci l'induttanza? Ce la ricaviamo in modo indiretto. Allora andiamoci a ricavare quanto vale la densità di energia magnetica all'interno di questa struttura. All'interno di questa struttura il campo nell'intercapedine tra i due cavi è quello prodotto dal cavo interno. L'abbiamo visto quando abbiamo studiato
queste strutture. E quindi il campo è funzione di R, dove R è la coordinata radiale, è funzione di R e vale mu per i diviso 2π greco R. Ok? Benissimo. La densità di energia, quindi, sarà funzione di R anch'essa, e varrà un mezzo B quadro diviso mu, quindi un mezzo mu per i quadro diviso 4 pi greco al quadrato R al quadrato. Ok? Adesso devo integrare la densità di energia dove? Nel volume occupato dal campo magnetico. Il campo magnetico occupa il volume della intercapedine tra i due conduttori. In questo calcolo, attenzione, sto trascurando il campo che in realtà penetra anche all'interno del conduttore centrale. Quindi sto calcolando quella che è tecnicamente l'induttanza esterna del cavo coassiale. Questa formula qui vale per L' e C', sono parametri esterni che non portano in conto quello che succede all'interno. L'induttanza di un cavo del genere in realtà avrebbe anche un contributo interno che però tipicamente è trascurabile. Nel nostro esercizio lo trascuriamo, quindi supponiamo di integrare il campo nella regione di spazio compresa tra i due conduttori. Bene, devo fare l'integrale di volume di questa funzione, stavolta lo devo fare sul serio perché la funzione densità dipende da almeno una variabile, quindi dovrò integrare rispetto a R. Allora, intanto posso fare l'integrale da 0 a L all'esterno lungo Z, se Z è la coordinata dell'asse della coassiale, perché l'integrando non dipende da Z e quindi posso tirar fuori l'integrazione lungo Z. Mi resta l'integrazione su che cosa? Sulla corona circolare di raggio interno A e raggio esterno B. Devo fare l'integrazione sulla corona circolare della densità di energia. Come si fa a integrare lungo un dominio del genere? Il DS, il modo più semplice per integrare lungo una corona circolare è quello di utilizzare questo approccio. Immaginate di considerare una regione concentrica di spessore dr e di integrare quindi rispetto ad r. In altre parole, l'integrazione numerica si fa così, integrazione analitica, scusatemi, non numerica, si fa integrando tra a e b che cosa? La funzione che stiamo integrando, quindi un mezzo mu per i al quadrato diviso 4 pi greco quadro r quadro per il ds. Il ds è la superficie elementare di questa lamina, di questo settore circolare. Questo settore circolare ha una superficie che è pari a 2 pi greco r per dr. Trovate? Quindi 2 pi greco r dr. Quindi, tirando fuori tutte le costanti, e semplificando, allora avremo un mezzo L mu per i quadro
diviso 2π greco. E ci resta l'integrale tra a e b di 1 su r. In dr, ok? E quindi, come vedete, a questo punto il gioco è fatto, perché l'integrale di 1 su r è il logaritmo, quindi avremo 1/2 mu diviso 2π greco il logaritmo di b su a per l piccolo, il tutto per i 4. E poiché l'energia magnetica è uguale a 1/2 per l i 4, quello che ho messo in parentesi quadra è proprio l'espressione dell'induttanza della linea, come noi sappiamo. L'induttanza del cavo coassiale è proprio mu diviso 2π greco logaritmo di b su a per l. Ok? Ok, chiudiamo presentando come si possono ottenere le forze associate a un sistema di correnti una volta nota l'energia magnetica associata allo stesso. Facendo gli stessi passaggi del caso elettrostatico, quindi immaginate un sistema di n correnti, prendiamo un asse x, trasliamo rigidamente lungo l'asse di una dimensione infinitesima dx, mettiamoci in una condizione di equilibri successivi in cui la forza esterna istante per istante è bilanciata dalla forza interna, se facciamo le stesse considerazioni è semplice osservare che la forza magnetica associata a questo sistema in una direzione x qualsiasi è esprimibile come la derivata direzionale, quindi la derivata lungo la direzione x dell'energia magnetica calcolata nel punto di equilibrio se assumiamo flusso costante. Se assumiamo flusso costante, in particolare la derivata deve essere cambiata di segno. Se invece assumiamo corrente costante, per le stesse considerazioni fatte nel caso elettrostatico, occorrerà usare la stessa espressione, ma stavolta col segno più. Quindi la forza che agisce tra due correnti, per esempio, due fili di corrente, si otterrà andando a calcolare l'energia magnetica derivando rispetto alla direzione rispetto a cui stiamo calcolando la forza, imponendo il valore nel punto di equilibrio. Col segno meno se abbiamo ragionato a fi costante, col segno più se abbiamo ragionato a I costante. E allora un'applicazione molto importante di questa formulazione è il cosiddetto elettromagnete. Cos'è un elettromagnete? Vi ricordate? È un sistema in cui noi vogliamo utilizzare le proprietà magnetiche di un circuito, in questo caso magnetico, per far, come vedremo in questa applicazione, per far sì che una barretta staccata da questo oggetto venga attratta da un altro oggetto ferromagnetico.
in cui si generi flusso per effetto della presenza di una bobina. Quindi abbiamo un oggetto sagomato a C in cui scorre una certa corrente I attraverso un sistema di N spire. Supponiamo che questo sia fatto di materiale ferromagnetico con una mu infinita, molto più grande della mu 0 che c'è nei traferri. Supponiamo che ci sia, che il circuito magnetico, vedete, sia composto anche da un altro pezzettino che si chiama ancora, staccato fisicamente dalla C, e vedremo cosa accade nel momento in cui facciamo circolare la corrente per effetto della circolazione di corrente. Ci chiediamo in particolare se tra questi due oggetti, anche questo, scusatemi, è fatto di mu, la stessa mu di cui è fatto questo pezzo, quindi supponiamo materiale ferromagnetico ideale, mu che va all'infinito, i due oggetti sono separati da un piccolo traferro di spessore T. Ora assumiamo come asse X proprio l'asse che vi ho indicato in figura, e quindi per me T è proprio la posizione di riposo di questo sistema, cioè quando il sistema è a riposo, tra questa ancoretta e la C c'è una frazione di aria di spessore T, quindi non sono a contatto. Cosa succede quando circola corrente in questa struttura? Quando circola corrente in questa struttura ci sarà un'energia magnetica associata alla presenza di corrente. Come me la faccio a calcolare? L'energia magnetica è un mezzo L4. Quindi mi posso calcolare questa energia. Come me la posso calcolare? Calcolandomi l'induttanza di questo sistema. Chi me la dà l'induttanza del sistema? Faccio un circuito equivalente. Nel mio circuito equivalente io avrò la forza magnetomotrice N per I e poi avrò R0 ed R0, i due traferri, le due riluttanze del traferro. R0, la riluttanza del traferro, sarà X diviso V0 per S. Ovviamente X sarà uguale a T in posizione di equilibrio. Se non siamo in posizione di equilibrio, la riluttanza è funzione di X. Mi trovate? Bene, come abbiamo imparato a fare nella risoluzione di questi circuiti, l'induttanza chi sarà? L'induttanza per definizione è il flusso concatenato con tutta la bobina diviso la corrente. Ma stavolta questo è n volte il flusso concatenato con una sezione del circuito magnetico, che a sua volta è n per I diviso 2R0, quindi sarà n quadro per I diviso 2x per mu0 per S. E questo mi fornisce l'energia magnetica che è funzione di X, in quanto sarà esprimibile come un mezzo n quadro mu con 0 per S diviso 2x che moltiplica I quadro. Bene, a questo punto ci siamo quasi, perché cosa devo fare adesso? Devo derivare l'energia rispetto ad X e scegliere se lo faccio a corrente costante o a flusso costante. Vista l'espressione che abbiamo ricavato, che è funzione di I, ci conviene lavorare a corrente costante, in modo che la derivata sia semplicemente la derivata di 1 su X. Questo significa che useremo l'espressione col segno più. Benissimo, vado a derivare,
derivata dell'energia magnetica rispetto ad X, ricordo che questa poi va calcolata nella posizione di equilibrio, dove X uguale a T. Bene, è tutto costante rispetto a X, tranne 1 su X, che mi dà come derivata meno 1 su X quadro. Quindi, alla fine avrò meno N quadro U0 per S diviso 4T quadro per I al quadrato. E questo è minore di 0. Quindi, cosa concludiamo? Per effetto della circolazione della corrente I, la barretta verrà attratta, si crea l'elettrocalamita, questo pezzo di ferro viene attratto al pezzo qui è stata avvolta la bobina, la F è sempre negativa, vedete? Questi sono tutti termini intrinsecamente positivi. La corrente può girare nel verso opposto tranquillamente, ma qui c'è I quadro, quindi non si scappa, è sempre solo forza di attrazione. Ok? Circola la corrente crea quel flusso, per quello che abbiamo appena detto, questa barretta viene attratta alla... a pezzo di ferro sagomato a C, okay? E questo ovviamente ci consente di dimensionare la forza di attrazione di questa elettrocalamita sostanzialmente. Nelle dispense andatevi a completare l'esercizio della linea bifilare, perché con lo stesso approccio si può ricavare chiaramente l'energia associata alla linea bifilare e quindi la forza di attrazione tra due conduttori paralleli. Un'altra cosa che potete fare da soli, troverete la traccia sulla dispensa, invece che calcolarci l'energia in questo modo, noi possiamo calcolarci l'energia in quale altro modo? Integrando la densità di energia magnetica. Allora, una volta risolto il circuito equivalente, io conosco Φ e quindi conosco il campo dappertutto. Il campo dappertutto vale B, vale Φ su S. Se conosco il campo, conosco la densità, che è uguale a un mezzo B quadro su mu. Ok? Devo integrare la densità di energia in quali regioni dello spazio? Le regioni in cui è diversa da zero. E quindi solo nei traferri, perché la densità di energia magnetica nei ferri è zero, essendo mu infinita. Quindi in realtà, in un sistema del genere, nelle condizioni in cui ci siamo posti, la densità di energia è proprio nei due traferri. Quindi se vado a prendere questo oggetto qui e lo integro nei due traferri, che sono due parallelepipedi di sezione S e altezza X, ottengo, se vi fate i conti, questa espressione. Vi fate tutti i passaggi e arrivate qui. Bene, questo conclude la lezione. Volevo solo farvi osservare a che serve questo oggetto, è un oggetto molto importante. Questo oggetto qui, concettualmente, è quello che abbiamo a casa nostra nel cosiddetto differenziale, il cosiddetto salvavita. Ovviamente non è questo, ma il principio è questo. Cioè, immagina cosa fa il differenziale, l'interruttore differenziale a casa nostra. A casa nostra l'interruttore differenziale è quel dispositivo di protezione che cosa fa? Legge la differenza tra la corrente di andata e la corrente di ritorno. Ok? Il nostro impianto è un'impedenza. Se tutto funziona correttamente, la differenza delle due correnti è zero. Ok? Quindi, nelle condizioni nominali di funzionamento, delta I è nulla. Se però c'è un guasto, la carcassa della lavatrice va in tensione perché si rompe l'isolamento interno, ok? Il guasto cosa fa? Fa sì che una parte della corrente di andata si richiuda attraverso un altro percorso. Ok?
se l'impianto è fatto correttamente, in caso di guasto questo percorso non è arbitrario, non sono io che ho toccato la lavatrice e mi sono beccata la corrente di guasto, ma in un impianto fatto a norma questo percorso è l'impianto di terra. È l'impianto che normalmente non vede correnti, ma che deve entrare in funzione proprio quando c'è una situazione di guasto. L'impianto di terra, il cavetto giallo-verde, deve fare proprio questo. Nel momento in cui c'è un guasto, la corrente non torna indietro, ma deve trovare un impianto con un'impedenza molto bassa, altrimenti la corrente non ci va, la cosiddetta resistenza di terra, in modo che la corrente durante il guasto venga drenata verso terra e non passa attraverso le persone, per esempio, o attraverso gli altri oggetti o componenti dell'impianto. Ma questa è una situazione provvisoria, perché un impianto di sicurezza, nel momento in cui c'è un guasto, da un lato deve assicurarsi che la corrente di guasto non attraversi in modo pericoloso componenti o persone, ma abbia un suo percorso alternativo, e questo è l'impianto di terra. Ma poi ci deve essere qualcuno che legge la condizione di guasto e stacca l'alimentazione, altrimenti non funziona. E quindi chi è questo qualcuno? È proprio l'interruttore differenziale, perché ovviamente nel momento in cui si crea il guasto questa differenza non è più zero, la corrente di ritorno non è più uguale a quella di andata, c'è una quota di corrente, la cosiddetta corrente dispersa, che non si è chiusa. E quindi cosa fa questa delta I? Immaginate che delta I sia messa in ingresso qui, vedete? Va ad alimentare un sistema del genere in cui l'ancoretta di questo elettromagnete, per esempio, è collegata ai contatti elettrici. Quindi immaginate il nostro circuito elettrico fatto così. Questo è il conduttore elettrico. Che succede? Quando la corrente delta I è sufficientemente intensa, la forza di attrazione diventa sufficiente a staccare l'ancoretta, portare l'ancoretta in alto e quindi staccare il contatto elettrico. Quindi apriamo l'interruttore in qualche modo utilizzando questa forza. Ok? Ovviamente questo deve accadere per certi valori delta I che tecnicamente sono detti sensibilità dell'interruttore. Non può accadere qualunque sia delta I diverso da zero, altrimenti il nostro interruttore sarebbe sempre a staccare. Perché? Perché è ovvio che io potrei avere una IA diversa da IB per una fluttuazione della corrente sull'impianto. Ricordatevi sempre che queste non sono correnti costanti nel tempo. Stiamo parlando di correnti sinusoidali che per motivi, vari motivi, anche di variazioni dei carichi, potrebbero avere delle oscillazioni nel tempo. Quindi il nostro interruttore differenziale deve essere di qualità, quindi ha buona sensibilità, ma la sensibilità non può essere infinita. Non possiamo imporre che qualunque sia il delta I stacchi l'impianto, altrimenti l'impianto lo possiamo buttare a mare, non funzionerà mai. Quindi ovviamente gli interruttori sono più sensibili se hanno una delta I di intervento più bassa. Tipicamente quello che si fa quando si progetta un impianto di sicurezza, si fa il cosiddetto coordinamento delle protezioni, che è questo: la qualità del differenziale, quindi la sua sensibilità, deve essere inversamente proporzionale alla qualità dell'impianto di terra. In altre parole, se l'impianto di terra è scarso in termini di qualità, e chi vi dà la qualità dell'impianto di terra? La sua impedenza. Questo impianto funzionerà tanto meglio quanto la sua resistenza di terra è piccola, teoricamente dovrebbe essere zero, perché se fosse zero, in caso di guasto, la corrente sicuramente va lì. È impossibile ottenere una resistenza di terra nulla. Avremo dei voli di resistenza di terra che potrebbero essere più bassi degli impianti migliori, più alti degli impianti peggiori. Il prodotto tra la resistenza di terra e la sensibilità deve essere inferiore a un certo valore, che tipicamente è 50 volt, oppure se sono casi in cui la sicurezza gioca un ruolo particolarmente importante, che ne sono nelle piscine per esempio, quel valore viene dimezzato. Cosa significa? Il prodotto delle due quantità è costante,
significa che se una cresce l'altra deve diminuire, quindi se la RT, la resistenza di terra, è troppo elevata dovete usare un differenziale migliore, e viceversa se la resistenza di terra è buona e ottima potete usare un differenziale anche con una sensibilità minore. Questo, qual è il vantaggio di usare un differenziale con una sensibilità minore? È che riducete la probabilità che il vostro impianto, cioè il differenziale, scatti per falsi allarmi. Per fortuna a casa nostra il 99% delle volte il differenziale salta per un falso allarme, per una dispersione momentanea, poi andiamo, lo risolleviamo e tutto funziona correttamente. Ovviamente se quando risolleviamo il differenziale scatta di nuovo, significa che c'è una dispersione, non è una fluttuazione statistica, ed è pericolosissimo cercare di tenere alto la levetta del differenziale, perché stiamo facendo circolare da qualche parte sull'impianto una corrente di corto che è molto pericolosa. Quindi se provate a rialzare, a riarmare la rete, alzate la levetta del differenziale e tutto va bene, vuol dire che era un falso allarme. Altrimenti se scatta di nuovo vi fermate, chiamate l'elettricista, non fate cavolate, perché quelle sono cose pericolose. Io ho visto gente che teneva materialmente alzato l'interruttore, diciamo, nella migliore delle ipotesi vi state giocando un elettrodomestico, nella peggiore vi state giocando qualche parente, che meno che non è proprio quello il vostro obiettivo, diciamo, è altamente sconsigliabile. Quindi vi dicevo questo perché il principio è proprio questo qua: la corrente viene letta dall'elettromagnete, ovviamente questo è il principio di funzionamento di qualunque elettromagnete. Quando arrivate a un livello di corrente sufficiente, scatta la soglia oltre la quale avete una forza sufficiente per attrarre l'oggetto che volete attrarre. Va bene, ci possiamo fermare qui.